Il violino di Fedor Rudin ha aperto al Teatro Petrarca la terza edizione dell'Arezzo Youth Music Festival. Sul palco, assieme al violinista di fama internazionale, l'orchestra giovanile diretta dal maestro Roberto Pasquini. Per me è sempre interessante lavorare con gente giovane, perché c'è un qualcosa di fresco, c'è un, come dire, un una there is a will of making music, sì. that è un po' speciale, perché magari anche con le migliori orchestre del mondo sempre ci sono uno o due musicisti che sono un po' non tanto motivati, e questo non c'è mai in orchestre giovanile. Questo se sono sempre tutti sono, come dire, 100% qua. La rassegna anche quest'anno mette al centro i giovani e la musica classica. Caratteristica dello Youth Festival sono infatti nomi di giovani musicisti ed un approccio più disteso alla musica classica, ma anche un'azione che si svolge sul piano concreto, come quella degli ingressi gratuiti per gli Under 26. Tutti gli artisti che partecipano sono tutti molto giovani, sono Under 35, quindi il dialogo con gli studenti di Arezzo è facile, è facilitato. Noi non andiamo a fare una lezione, ma andiamo a parlare di musica e ci scambiamo alcune idee con i ragazzi, si crea un dialogo molto stimolante per entrambi, sia per noi che per loro, e poi il risultato dice che vengono a teatro, si innamorano della musica e poi ritornano, quindi questo testimonia la bontà del progetto.